Il giro parte da Pescara per arrivare nelle Marche a Jesi, frazione insidiosa, si toccherà anche Filottrano, paese natale di Michele Scarponi, questa mattina Pescara in festa, tantissimi appassionati, tantissimi tifosi a caccia di autografi, selfie e di qualche gadget del giro, tanta soddisfazione nelle parole degli amministratori, ma con le immagini di Galvano Coppa vi riassumiamo la partenza del giro da Pescara. Dopo il blockhouse c'è spazio per recuperare in questo giro per la vittoria di tappa. Ma sicuramente è stata un po' difficile come giornata e ovviamente io puntavo a far bene, questo non era, su questo non mi nascondo, però è anche vero che, come avevo già detto, ho avuto un avvicinamento veramente difficile tra Covid, bronchite, tanti problemi, quindi diciamo che era un po' un 50-50, potevo essere competitivo come potevo saltare. È successa la seconda, ma ripeto, non è un dramma perché l'avevamo messo già in conto da una parte, quindi adesso continuiamo con due grandi obiettivi. Il primo è quello di difendere la maglia con Wamp, che sta andando fortissimo ed è l'obiettivo principale. Poi il secondo è quello di divertirmi, provare a vincere una tappa e godermi un po' questo Giro d'Italia per ritrovare la mia condizione migliore. Chiedo un'ultima cosa, Giulio, Pescara in festa per te, questa è la tua piazza, che emozioni? Ma emozioni grandissime perché, ripeto, è stata dura l'altro giorno e nonostante tutto comunque la mia gente è rimasta qui, è rimasta vicina, sono entusiasti, quindi tutto questo mi fa veramente piacere e li ringrazio veramente tanto. Presidente Marsilio, Pescara, dal blockhouse, dalla montagna al mare, l'Abruzzo offre queste possibilità. Beh, intanto guardate che festa, migliaia di persone, penso che Pescara e l'Abruzzo abbia risposto come sempre alla grande al passaggio del giro, il giro che non dovrà mai mancare in Abruzzo, è il nostro impegno, continueremo a lavorare per questo obiettivo e per fare in modo che le tappe, non una, ma le tappe abruzzesi del Giro d'Italia possano diventare sempre più importanti, determinanti anche sotto il profilo sportivo e della classifica e dare la possibilità all'Abruzzo di mostrare al mondo le sue meraviglie. Presidente, la chiedo solo questa cosa, sul blockhouse lei ci aveva detto parlerò con il prefetto per capire che cosa è successo, se c'è un stesso trattamento tra il blockhouse e le montagne del nord. Strade chiuse, è riuscito a parlare? No, non l'ho cercato, sto aspettando appunto che finisca questa festa e poi sarà il momento anche delle riflessioni e del confronto su cosa è andato, cosa non è andato, anche perché l'obiettivo di ogni organizzazione complessa è quello di migliorare ogni anno, quindi da ogni edizione si deve, come dire, imparare la lezione di ciò che ha funzionato e di quello che non ha funzionato e cercare di, diciamo, affrontarlo serenamente ma con determinazione. Sindaco Masci, il grande giorno è arrivato, Pescara si è colorata di rosa. Pescara appare nella sua veste migliore, bellissima, con un cielo azzurro, il mare blu e tutta la città è in rosa per questo Giro d'Italia, questa festa incredibile che coinvolge tutti i cittadini d'Italia ed è una festa che gira il mondo perché siamo collegati con 72 paesi al mondo e mostriamo una città effervescente, dinamica, pronta a fare festa, che è accogliente con tutti e abbiamo veramente toccato il cielo con un dito. Ho visto che lei parlava con i vertici del Giro d'Italia dell'RCS, quanto sono rimasti contenti dell'Abruzzo e di Pescara? Molto contenti, hanno ricevuto un'accoglienza incredibile, quindi sia al blockhouse che qui a Pescara sono stati benissimo, faremo in modo che il Giro d'Italia torni a Pescara perché Pescara merita queste manifestazioni, oltretutto si trova in una posizione invidiabile, è ospitale, ha tutto per fare in modo che a Pescara ci sia sempre il Giro d'Italia, non solo il Giro d'Italia. Assessore Liris, dal blockhouse a Pescara è l'Abruzzo che festeggia. Una grande festa per tutto l'Abruzzo, dopo un'annata, quella scorsa, tutta per l'entroterra. Dopo 9 anni siamo a Pescara, Piazza Salotto aveva bisogno di questa iniezione di rosa. L'Aquila, l'Abruzzo, Pescara, Teramo, Chieti, un'unica regione fatta di bellezze diverse, pronta a essere interlocutrice affidabile per RCS, per il Giro d'Italia. Siamo pronti per le prossime avventure anche per gli anni prossimi.